ragazze, bentornati sul canale. Oggi voglio farvi una recensione e dirvi cosa ne penso dei rossetti liquidi di Sephora. Io ne ho 5, credo che in Italia ne siano usciti 7. Solo 7 purtroppo, ho visto sul sito di Sephora. E ci sono 7 colorazioni. Le altre due non le ho prese perché una aveva dentro dei brillantini e a me non piacciono particolarmente, mentre l'altra aveva lo stesso colore di un rossetto che ho già, quindi ho preso solo questi 5 solo. Sono comunque dei colori molto belli, adesso ve li farò vedere. Costano 10,90 l'uno e per la qualità è un'ottima qualità prezzo, scusate il gioco di parole, ma meritano veramente tanto, quindi se non li avete correte a comprarli perché sono molto belli e durano tanto, asciugano completamente matte e i colori sono molto carini. I colori che ci sono in Italia purtroppo sono un po' tutti simili, ho visto altre recensioni di americane e via dicendo e c'erano altri colori, loro avevano un viola scuro, un borgogna, insomma c'erano colori un po' più particolari. Io ho un rosso, un color tipo lampone, una specie di corallo, un arancione e un fucsia. Se avete visto il mio video precedente, due li avete già visti, ma ovviamente ve li rifaccio vedere nel caso non abbiate visto il video precedente. Questo è il primo colore che vi faccio vedere, il numero 01 Always Red. È un bellissimo rosso, direi un rosso scuro. È più scuro questo del Ruby Woo ed è più caldo. Il Ruby Woo è un po' più freddo, è un po' più chiaro e secondo me questo è un po' più simile a Russian Red. Man mano che asciuga adesso si fissa, completamente si fissa. Ed è un bellissimo colore, è un rosso meraviglioso, ve lo consiglio, non è né troppo caro di prezzo né cioè è una via di mezzo, insomma 10 euro, 11 euro perché sarebbero 10,90 per un rossetto del genere, si spendono volentieri, è facile da mettere e in più asciuga veramente matte e sta lì. Io per ora l'ho provato per 5 ore di fila, sono uscita, ho bevuto e rimane lì. Ovvio, con l'olio è la situazione un po' diversa, infatti per struccarli questi rossetti io uso il bifasico perché ha dentro l'olio, se no assolutamente cioè rimane lì, non si muove. Quindi questo è il numero 01 Always Red. Questo è il numero 03 e si chiama Strawberry Kissed ed è io direi più che fragola un color lampone e quindi va anche benissimo per l'autunno secondo me, perché è proprio uno di quei colori, anche se piuttosto acceso rimane comunque facilmente autunnabile, diciamo così, e è un colore molto bello anche questo qui che dona a tutte, secondo me, a tutte le carnagioni, perché è proprio carino, vedete, è portabile, non è un scuro, comunque insomma è facile da indossare. Quindi questo è il numero 03 Strawberry Kissed e noterete che sono passata dallo 01 allo 03, quindi evidentemente in mezzo ci manca qualcosa che però in Italia non c'è, peccato. Quindi numero 03 Strawberry Kissed. Passiamo poi al numero 08 che si chiama Whipped Blush ed è un fucsia super super acceso, ricorda un po' il Candy Yum Yum di MAC, però questo è secondo me, sempre secondo me, meno neon, è un po' più scuretto, aggiungerei anche che il Candy Yum Yum è più a base bianca, è più pastelloso diciamo di questo qui. Questo è proprio un super fucsia, rosa fucsia, bubblegum, molto Barbie. Credo che tenda anche un po' al caldo, non è proprio freddo perché nota che ingiallisce un po' i denti, pochino però non tantissimo, quindi diciamo una via di mezzo. Ah sì, non vi ho detto di cosa sanno i rossetti. I rossetti sono buoni, hanno un buon odore, però poi sulle labbra non è che si senta particolarmente, e hanno un odore vaniglioso, ma non come i rossetti MAC, più dolciastro e meno forte. Comunque sono buoni, non sono per niente nauseanti, anche perché quando poi si mettono non è che si senta particolarmente il gusto. Passiamo al numero 09 che si chiama Watermelon Slice ed è un color anguria corallo, molto carino,
molto primaverile, forse voi lo vedete un po' più arancione di quello che è, e tende proprio un po' al corallino e corallo arancionino. Sono un genio proprio a descrivere i colori. Era uno dei primi che volevo prendere, poi alla fine ne ho preso un altro, però sono tornata la settimana dopo e ho preso anche questo. Sicuramente sta meglio sulle carnagioni calde, secondo me, sempre secondo me, magari anche con un bello smoky marrone, sta sicuramente bene, sì sì. E infine passiamo al numero 10, che si chiama Mandarin Muse ed è proprio arancione. Il colore arancione, nient'altro da dire, semplicemente arancione. A me sta bene perché ho la carnagione calda, anche se sono chiara, comunque tendo al caldo, quindi sta bene. Non saprei come potrebbe stare su una carnagione fredda, secondo me potrebbe star bene, secondo me, basta provare. Provate, se avete la carnagione fredda, provate. Grida estate, estate, estate. Grida anche primavera, grida anche secondo me autunno, volendo, perché le foglie in autunno sono arancioni, quindi direi che è un colore che ci può star bene, e grida soprattutto arancione. Quindi ragazze, questi erano i miei 5 rossetti di Sephora, chiamati anche Gloss Effetto Rossetto No Transfer, troppo lungo, meglio Cream Lip Stain. Ovviamente mi sono piaciuti tanto, se no, no non ve li consiglierei. Fatemi sapere se ne avete qualcuno o se avete intenzione di prenderli. Ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione. Ciao!